in questo numero di Salute Magazine. Covid, la pandemia è finita. Inquinamento e salute, il legame è sempre più stretto. Tumore al seno, parlare della malattia può sostenere la cura. Tatuaggi, la cura della pelle diventa arte. Salvatore Iacolino lascia il Policlinico di Palermo. Sono passati 3 anni e 3 mesi dal 30 gennaio del 2020, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità proclamò l'emergenza sanitaria globale da SARS-CoV-19, che, secondo le stime della stessa OMS, ha causato 20 milioni di morti in tutto il mondo, quasi il triplo rispetto al bilancio ufficiale, fermo a 6,9 milioni di vittime. Ora il contagio sembra sotto controllo ed è stata rimossa l'allerta massima con l'annuncio della fine, appunto, dell'emergenza sanitaria globale. Una decisione dovuta al calo del numero di decessi settimanali segnalati, che secondo l'OMS è stato il più basso da marzo 2020. Tuttavia, lo stesso direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, nell'ultima conferenza stampa, ha invitato alla prudenza, sottolineando che il virus è qui per restare e tutti i paesi dovranno imparare a gestirlo insieme ad altre malattie infettive. Anche dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, parole di speranza e soprattutto di riconoscenza verso medici e operatori sanitari, accompagnate però dall'invito a fare tesoro per il futuro della drammatica esperienza vissuta. Da oggi possiamo dire che l'emergenza sanitaria Covid-19 è alle nostre spalle, ha dichiarato. Il mio pensiero va innanzitutto ai medici che non hanno risparmiato energie per combattere questo incubo globale e alle persone che non ce l'hanno fatta. In loro memoria, ha concluso, non dobbiamo dimenticare questa terribile esperienza e dobbiamo rafforzare la ricerca, le strutture sanitarie e i territori perché non accada mai più niente di simile. Ed è anche il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, a ricordare che la malattia non è scomparsa e che occorre continuare a proteggere i più fragili dal rischio del contagio. I numeri delle infezioni da Covid in tutto il mondo stanno scendendo e quindi si riduce sostanzialmente questa malattia, però la malattia continua ad essere una delle patologie temibili perché ancora oggi provoca morti nel nostro paese. Ovviamente il messaggio è quello di non pensare che la malattia è scomparsa, ma di pensare che il ritorno alla vita normale qualche volta ci fa incontrare anche questa malattia e questa malattia naturalmente produce i suoi effetti soprattutto per i fragili che devono ricordarsi di tutelarsi sempre e comunque e qui l'uso delle mascherine diventa in qualche maniera ancora oggi importante. Certo, molto bene il ministro Schillaci che ha demandato ai sanitari, in maniera particolare direzioni sanitarie e poi ai singoli professionisti la decisione sull'uso delle mascherine, una decisione che naturalmente non può che essere quella di proteggere i fragili. L'Italia, dopo Francia e Germania, è il paese con il più alto numero di decessi in Europa attribuibili all'inquinamento ambientale, con oltre 59.641 morti premature. È uno dei dati emersi nel corso della terza edizione del convegno nazionale Curare è prendersi cura dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, quest'anno dedicato al tema impatto ambientale e rischio sanitario. Gli studi che sono stati prodotti nel corso degli anni vanno esattamente in questa direzione, ossia che l'ambiente ha una sua influenza sullo sviluppo di alcune patologie, di alcune neoplasie, non ultime le leucemie acute. Come comunità noi dobbiamo fare pressione perché alcune cose cambino e su questo sappiamo che dei modelli sono stati già realizzati in cui l'inquinamento ambientale si può ridurre. Certo, dobbiamo fare qualche sacrificio, dobbiamo capire che non possiamo costruire un mondo non sostenibile, quindi questo è un progresso culturale.
Il sesto studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, promosso dall'Istituto Superiore di Sanità, fotografa lo stato di salute, l'ospedalizzazione e la mortalità della popolazione italiana in 46 siti contaminati, dove sono emersi 1.409 decessi in età pediatrica adolescenziale e 999 tra i giovani adulti. Per quanto riguarda un sito molto conosciuto come all'attenzione mediatica, che è il sito di Taranto, abbiamo individuato un aumento, un eccesso di ricoverati in età pediatrica, quindi 0-14 anni, di bambini ricoverati per tumori maligni del sistema linfoemopoietico, in particolare leucemie. E questo quadro quindi consente, siccome i bambini fotografano esposizioni recenti, ci consente di monitorare anche se negli anni ci sono questi cambiamenti. Per la prevenzione sono importanti anche gli stili di vita. Il fumo, l'alcol, l'ambiente e tutta una serie di esposizioni, soprattutto al cibo. Il cibo oggi, il problema della nutrizione è un problema molto importante che incide fortemente sulla salute. Ecco, su tutte queste cose bisogna intervenire. Oggi AEL pone questo tema. Fotografie e parole sono in grado di aiutare le donne colpite dal tumore al seno ad affrontare il percorso di cura con più speranza e forza. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Humanitas nell'ambito del progetto Sorrisi in Rosa al CREMIT, Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Innovazione e alla Tecnologia dell'Università Cattolica. I primi risultati sono stati presentati a Milano durante il convegno Raccontare la malattia per sostenere la cura, rileggere la prevenzione in chiave digitale, cui ha partecipato tra gli altri Gerry Scotti, testimonial delle campagne di salute della donna di Humanitas. Il comunicare nel periodo della malattia aiuta non solo la ricerca, questo è abbastanza evidente, ma aiuta anche le condizioni di vita della persona, aiuta a migliorare, quindi aiuta a guarire. Per me è un modo di uscire dall'oscurantismo della mia generazione. Le nostre mamme, le nostre zie, le nostre sorelle, le nostre conoscenti di quell'epoca, se avevano una malattia dovevano tenersela per loro, dovevano tenerla nascosta, non dovevano parlarne, avevano vergogna, addirittura paura di parlarne. Ecco, grazie a Dio questa è una grande conquista non solo della medicina ma anche delle donne. Sorrisi in Rosa è nato 7 anni fa da un'idea dei senologi di Humanitas, in collaborazione con la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra, entrambe ex pazienti, e coinvolge ormai 100 donne da Torino a Catania, da Milano a Bergamo e Varese. Elena Azzolini, vice direttore sanitario Ospedali Humanitas. Abbiamo chiesto supporto a una importante ed eminente istituzione, quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per aiutarci a misurare appunto l'impatto e vedere quali sono i risultati di questo percorso proprio ad integrazione in sinergia con il già presente servizio clinico e assistenziale. E questo, diciamo, progetto rispecchia un po' un impegno anche dei nostri ospedali, poi in collaborazione con tante associazioni nazionali e locali, verso la salute di tutte le donne. La ricerca dell'Università Cattolica ha indagato come i linguaggi scelti dal progetto Sorrisi in Rosa, quindi le storie prodotte dalle donne e le fotografie, abbiano avuto un impatto sul processo di accompagnamento delle donne in prevenzione durante il tumore al seno. Questo progetto si è poi allargato all'analisi di nuovi linguaggi in grado di intercettare anche il pubblico più giovane, quindi di arrivare a campagne di prevenzione sotto e i 40 anni di età. Arte del tatuaggio e spettacolarità della street art insieme. A Milano, in piazza 24 Maggio, è stato inaugurato The Tattoo Wall, il più grande tattoo murales mai realizzato su pelle sintetica. Winnie La Rosa, Samuela Maggi e Vale Lovette sono i tre tatuatori che hanno unito i propri stili e creato l'opera con l'obiettivo di sensibilizzare e raccontare l'importanza della beauty routine per la pelle tatuata. Winnie La Rosa, tattoo artist. Queste tre musiche sono: la prima simboleggia la detersione, come puoi vedere la brocca, i vari elementi di acqua, anche dai sui capelli, da dove poi fuoriescono questi fiori di loto che ha fatto Samuela Maggi. Quest'altra ce l'ha fatta Vale Lovette,
rappresenta la protezione, principalmente dai raggi solari. La mia invece, questa figura avvolta da questo serpente, che rappresenta l'idratazione, sotto questa metafora fondamentalmente di questo animale che se ne prende cura avvolgendola. Il tattoo, realizzato grazie a Bepanthenol Brand Bayer, sarà visibile gratuitamente per i milanesi e i turisti che vivono la città, e con un QR code sulla tela si potrà accedere al racconto dell'opera e scoprire la genesi del disegno. Valeria Chiudini, brand manager Bepanthenol Tattoo. Abbiamo voluto raccontare in un modo inedito quest'anno la routine del tatuaggio, quindi con questo tattoo murales realizzato da 3 tatuatori. Ognuno di loro ha interpretato una fase della tattoo routine, e parliamo quindi di detersione, idratazione e protezione, che sono collegate ai prodotti della nostra linea. Nella nostra linea Bepanthenol Tattoo abbiamo una pasta trattamento intensivo, un detergente delicato e una crema per la protezione solare. Abbiamo voluto accostare la street art al mondo del tatuaggio e raccontarlo in quest'opera grandiosa. Dall'area di emergenza all'abbattimento delle liste d'attesa, ma soprattutto l'avvio della procedura per un nuovo ospedale moderno ed efficiente. Dopo 5 mesi da commissario straordinario, Salvatore Iacolino lascia il Policlinico di Palermo. Sarà dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute. Sono stati 5 mesi estremamente intensi, impegnativi, è stata una galoppata nella quale abbiamo raggiunto traguardi importanti. Sono al servizio ovviamente dell'amministrazione regionale, abbiamo avviato questo rapporto con l'assessore Volo e con il presidente Schifani. C'è un'attività estremamente impegnativa e concreta che deve essere portata avanti, dalla rimodulazione della rete ospedaliera alla negoziazione dei budget con le direzioni regionali. Iacolino ha salutato il personale dell'azienda ospedaliera universitaria nel corso di un incontro a Palermo, al quale ha preso parte anche il rettore Massimo Midiri. Posso affermare senza tema di smentita che l'avvocato Iacolino è stato probabilmente il miglior direttore generale o commissario straordinario che il Policlinico abbia mai avuto. Lo dico perché competenza, professionalità, capacità di ascolto, visione programmatica sono stati gli elementi centrali del suo breve, purtroppo breve mandato, che tuttavia ha realizzato quanto i predecessori non erano stati capaci di realizzare in anni di ruolo e di mestiere, dimostrando una cosa molto semplice, che quando si vogliono fare le cose si possono fare.